Cosenza si conferma ancora una volta città d'elezione per eventi di caratura nazionale e internazionale, grazie all'opera musicale Notre-Dame de Paris, che per 3 serate avrà come palcoscenico d'eccezione lo stadio San Vito Marulla, il più grande successo internazionale nella storia dello spettacolo in Italia e frutto di una lunga e laboriosa trattativa e della sinergia tra pubblico e privato. Un evento di carattere internazionale che per noi vuol dire ampliare quella che è la politica di turismo culturale nella quale la città di Cosenza ha investito molto. Un evento davvero straordinario che per 3 giorni farà sì che la città di Cosenza diventi, ecco, un luogo dei grandi eventi. È per noi molto importante anche perché si ribadisce una partnership pubblico-privato che come amministrazione già da tempo portiamo avanti. Nello spettacolo possiamo vantarci di poter realizzare anche in uno stadio che comporta oneri maggiori anche tecnici, un evento come Notre-Dame de Paris e tra l'altro prima che chiuda, perché a settembre all'Arena di Verona, con questo allestimento originale, con questo cast originale, saluta dopo 15 anni di successi pazzeschi, 4 milioni di persone che hanno visto lo spettacolo è un numero enorme. Nel corso della conferenza stampa, il manager Ruggero Pegna, proprio a Cosenza, ha consegnato a Jody Tonno, il Quasimodo dell'opera Notre-Dame de Paris, il premio Riccio d'Argento, realizzato da Gerardo Sacco per la migliore produzione musicale di tutti i tempi. Noi stiamo cercando di portare questo piccolo pezzo di storia del teatro un po' ovunque, un successo che ormai sembra interminabile. Siamo arrivati a più di 1.000 repliche, sempre con veramente con il sold out, presenze incredibili, uno spettacolo che ormai, insomma, conoscono un po' tutti, uno spettacolo trasversale che piace ai piccoli, piace ai grandi, una storia d'amore raccontata con grande sincerità. Il debutto al San Vito Marulla di Notre-Dame de Paris è previsto stasera alle ore 21:30, con repliche sabato 24 e domenica 25 giugno, sempre alle 21:30. Per agevolare i collegamenti con lo stadio San Vito Marulla nelle 3 serate dello spettacolo, l'amministrazione comunale ha istituito 3 navette speciali dell'Amaco, che trasferiranno gli spettatori da Piazza Giacomo Mancini allo stadio.